Questo è lo stabile del circolo ricreativo storico Quagliodromo San Carlo in Alcaccia, zona ormai diciamo ludica per giochi, comunque tempo libero all'aria aperta, insieme a tutto il terreno, il territorio ovviamente annesso, e questa è tutta l'area che in futuro non ci sarà più, perché sarà tutta sede di autostrada, di pedemontana. E tutta solo la nostra area relativa al circolo ricreativo di zona San Carlo Desio dietro l'ospedale sono 30.000 metri quadri, solo questa. Come potete vedere, qui sulla nostra destra c'è l'ospedale Pio XI di Desio. Alle spalle dell'ospedale passerà proprio pedemontana, su questo terreno che potete vedere, che è di circa 30.000 metri quadri. Sorgerà inoltre, sempre su questo terreno, sempre alle spalle dell'ospedale, la stazione di servizio, una delle uniche stazioni di servizio che ci sarà sulla pedemontana, con tutto il suo ingombro di parcheggi e di tre corsie per senso di marcia. Questo che vedete al centro è l'acquedotto della città di Desio. Proprio alla sua sinistra è previsto il passaggio del tracciato di pedemontana, tant'è che si possono nella sua vicinanza già vedere i picchetti, sono già presenti i picchetti rossi che indicano più o meno il tracciato del passaggio. Qui alla nostra sinistra abbiamo la sede del Quagliodromo. Adesso cedo la parola a Rosella Arienti, che ci descriverà dopo le taglie. Questo è lo stabile storico dell'associazione ricreativa anticamente Cacciatori San Carlo Desio in Alcaccia, nata nel lontano 1974. Sede appunto di tutto quello che è il circolo, ed era una volta il circolo, e poi anche zona ludica per tutte le associazioni che si sono unite in seguito, come ad esempio le gare dei levrieri, l'associazione sportiva di tiro ad aria compressa, quindi senza uso di armi da fuoco. E questa zona, durante soprattutto il fine settimana, è ricca come affluenza di gente, perché arrivano da tutta la Lombardia, da Milano, da Varese, per cercare un'oasi di tranquillità e di pace. Eccoci qua, noi siamo nella sede storica del Quagliodromo San Carlo di Desio, circolo ricreativo in Alcaccia La Starna, nato nel 1974 da mio papà, lui il presidente Luigi Arienti, che è stato fiero, diciamo, di aver fondato questa associazione, anche perché grazie al lavoro suo e di tutti i volontari, tutti i colleghi, eccetera, hanno potuto, e probabilmente anche una delle poche associazioni che fanno cose del genere, fare delle donazioni importanti sia alla Croce Rossa Italiana che alla Lega della Lotta contro i Tumori ed altre piccole associazioni inerenti appunto alla loro attività di una volta. Poi col tempo si sono unite anche appunto le gare dei levrieri, e in ogni caso è sempre rimasto un circolo all'aria aperta dove la gente non vede l'ora di venire il fine settimana, soprattutto chi abita in città, per godersi questo bellissimo territorio verde. E questi, i nostri sono 30.000 metri quadri, però sono stati presi come possesso anche tutti i territori verso il Viale Zara. Quindi tutto questo tra poco, probabilmente da quello che dicono, non ci sarà più. Nel lontano 2009 era nato un progetto di pedemontana che poi è rimasto sospeso, è stato modificato più o meno nel 2018, adesso di punto in bianco sono arrivate le prese di possesso circa un mese fa e nessuno sapeva niente. E quindi in fretta e furia vogliono concludere tutto quello che vorrebbero fare ed è nei loro poteri fare. Purtroppo noi non possiamo fare altro che accettare, perché purtroppo non possiamo fermarli. Questa è la sala ricreativa con parecchi tavoli e posti per pranzi e cene tutti insieme.
Abbiamo un bellissimo camino dove potersi riscaldare. E sullo sfondo le note di Hotel California. Questa disciplina di tiro viene fatta, come vedete, con un'arma depotenziata, recompressa, coricata sul banco di tiro, che è questo bancone, ecco perché si chiama bench rest. L'arma ovviamente è rivolta verso il bersaglio, che sta a 25 metri, e il nostro divertimento consiste nel colpire, diciamo, questa sequenza di figure, dove il bersaglio è un minutissimo pallino del diametro di 2 mm, quindi stiamo parlando di un tiro di altissima precisione. Noi siamo un'associazione che si chiama DAC, anticamente stava per Deso Aria Compressa, ci occupiamo di tiro sportivo con carabine di libera vendita, quindi di potenza pari fino a 7,5 giri. Pratichiamo lo sport in questo campo che si vede alle nostre spalle. La disciplina avviene tirando con carabine appoggiate su un banco alla distanza di 25 metri, è un tiro di precisione, ovviamente influenzato da tante situazioni meteorologiche, incluso il vento. Infatti le bandierine che vedete alle nostre spalle, che in questo momento stanno anche girando, stanno a indicare ad esempio che c'è del vento. Noi quando spariamo ovviamente dobbiamo osservare questi indicatori, che ci permettono di, come dire, di orientare meglio il tiro, di farlo arrivare dove vogliamo arrivare. La nostra associazione è composta da più di 60 persone che vengono da tutta la Lombardia, in realtà ci sono anche degli iscritti che vengono da regione limitrofe. E chiaramente questa società si è costituita sul pretesto di avere in comune questo sport, ma poi la socialità di gruppo è prevalsa, perché questo si è dimostrato essere un club inclusivo, le persone vengono, si iscrivono, si trovano bene, parlano, prendono il caffè tra di loro e quindi sviluppano questa socialità di gruppo, che è la cosa che ci spiace più perdere. Ora, tutto questo patrimonio fatto col nostro lavoro, con la nostra volontà, sapere che verrà disperso è una grossa perdita per noi. Trovare un altro posto come questo non sarà semplice, ci stiamo provando, stiamo interpellando, diciamo, le autorità locali e siamo in attesa di risposte, ma siamo consapevoli che la situazione non sarà assolutamente semplice.